Come sta procedendo il piano, Edsley? Abbiamo delle idee. Ocho? Le truppe di Kukulkan seguiranno il Sakbe fino al ponte di pietra per raggiungere la piramide. Se li prendessimo frontalmente, saremmo praticamente sicuri di intercettarli, ma potrebbero sopraffarci facilmente. Passando di qua, invece, saremo più al sicuro. Ma servirà un tempismo perfetto, altrimenti ci sfuggiranno. C'è un altro modo. Voi li attaccate frontalmente e io li prendo alle spalle come un cecchino. Sarebbero in trappola. Ogni piano comporta dei rischi, ma credo che questo sia il migliore. Bene, allora, ai tuoi ordini. Prepara le truppe. Andiamo. Qui ci separiamo. La tua strada è di là. Lara. È un portafortuna. Prendilo. Edsley, non posso. Dopo oggi, l'eclissi non sarà più il nostro simbolo. Terremo il sole, ma tu toglierai l'ombra. Grazie. Fa attenzione, John. Anche tu, dolcezza. Edsley mi ha dato metà dell'amuleto dell'eclissi che apparteneva a un Uratu. Io ho preso la luna, lui si è tenuto il sole. Credo si aspetti che sia io a scacciare l'oscurità che regna su Paititi. È una bella impresa. Spero di non deluderli. Thank you.
ce l'ho fatta. Vedo il ponte. Merda. Hanno fatto saltare il ponte. Troveremo un'altra strada. Ok. Lo vedi quel fumo rosso? Sì. Do un'occhiata. Un Uratu ha detto che il fuoco Kremisi era il suo destino. Ok. Non metterci troppo. Comando, qui Cardinal 2. Il ponte è stato distrutto. Ottimo. Capi squadra, coordinatevi con i mezzi di supporto. Cardinal 2, date assistenza visiva. Ricevuto. Ricordate, gente, ogni barco può essere sfruttato dal nemico. Qui Cardinal 8, nemici avvistati. Cambio rotta verso 105. Stabilite una zona calda e teneteli lontani dal tempio a ogni costo! Altri elicotteri. Yash, ti sta sterminando. Ricordatevi, attaccano da ogni lato. Ogni barco può essere sfruttato dal nemico. Perdiamo le cittadelle esterne. Facciamo progressi in tutti i settori, ma le perdite sono ingenti. A tutte le unità, state alla larga dalle pareti. Raggruppatevi. Sovrapponete le linee di tiro. L'origine del fumo. Posso arrivarci. Quando il fuoco Kremisi arde, cerca il tuo specchio. Era questo il destino di un Uratu. Sei tu il fuoco Kremisi. Credo che tu e io dovremmo allearci per sconfiggere Kukulkan. Isha. Molto menacca!
Dante, abbiamo avvistato Croft. È con gli Yashil. Cosa? Niente distrazioni. Fatela fuori. Devo completarlo da solo. Si stanno sbagliando. È tutto sbagliato. No. Gli spetta di dirlo. Dacci lo scrigno. No. No. Non posso. Devo proteggere Paimon. Tutti creiamo il destino. Non solo tu. Tutti noi. Insieme. Prego, la comunità avrà il pieno controllo. Roger, siamo su bordo.
Paladin 1. Sono circondato, senza munizioni. No! Vi prego! No! È morto. Cerco Dominguez, devo fermare il rituale. Li terremo a bada il più possibile. Qui squadra Z, l'Alto Consiglio è sotto pesante attacco. Serve... E l'oscurità cancelli il mondo che conosciamo. E le ombre si dissolvano. E la luce splenda su un mondo di nostra concezione.
salvano e la luce splenda sul mondo di nostra concezione. Il sole si eclissa e l'oscurità cancelli il mondo che conosciamo. Trovatela, non deve immischiarsi. Kukulkan sa asil kuntin pakati, yani kashti kuyen lakse. Oggi prendiamo il controllo del nostro destino! Un buon incarico a come gli altri. Un buon arco e io. Ricordatevi la cosa in gioco! Non possiamo fallire! Possiamo fare.
aiutaci a ricreare e rigenerare, rafforzare ed elevare. Oggi prendiamo il controllo del nostro destino!
più forte! Pensavo che fossi più furba di così.
che fossi più furba di così. Mi dispiace. Proteggi Paititi. Ti prego, Lara. Lo farò. Possiamo ricreare il mondo senza difetti né dolore. Se avessi quel potere, tu cosa faresti? Ecco la mia piccina, che non si aspetta di certo. L'attacco di un giamaro! Dove potremmo andare per la nostra prossima avventura? Ho sentito, per esempio, che l'Antartide è una meta perfetta. Papà! Ah, meglio di no, allora magari le saline dello Utah. Ma no, Richard. So dove possiamo andare. Davvero? Alle Hawaii! Sì, sì, potrebbe essere carino. Addio, mamma. Addio, papà. No, sei tu il mio assistente. Non lo sai? Oh, giusto, hai ragione. Mi scuso, signorina, mi ero... All'arrivo di una catastrofe, il dio Kukulkan va sacrificato per dare energia al sole e poter salvare il mondo. Sacrificare un dio. Il sacrificio è uno dei miei compiti. Ma se il mio addestramento fallisce, il fuoco Kremisi mi guiderà. E mi farà mantenere la promessa. Mi piace questo mondo. Non è perfetto. Ma tutto ciò che amo oggi ne fa parte. Dopo oggi, l'eclissi non sarà più il nostro simbolo. Terremo il sole, ma tu toglierai l'ombra. Proteggi Paititi. Ti prego, Lara. Ah!
Un'Uratu. Mia madre. Guerriera. Ribelle. Regina. Sarà venerata per molte generazioni. Mi manca. Ora, seguiremo il suo spirito per riunire Paititi. Allora torna qua che è crudo, Mari. Ah, davvero? Ti manca la giungla? Parti in cerca degli alberi di pesce? Ah. Abby e io faremo un giro sulla costa. Sono contenta. E tu invece? Io credo che rimarrò qui ancora un po'. A recuperare qualche altro reperto? Sul serio, che farai? Non lo so. Mi farò guidare da Ezli. Mi dirà lui come aiutarlo a risollevare Paititi. Wow. Basta con le tombe. Voglio stare un po' tra i vivi. Come vuoi. Ma tu non dovresti andare a fare i bagagli? No, mi avrei tra i piedi fino a domani. Resta tutto il tempo che desideri, Lara. Abbi cura di te, Jonah. Quando Paititi splenderà, forse potrò raggiungerti e scoprire altro del mondo esterno. Quando vuoi, devi solo dirlo. Anche tu, Ucio. Se ne avrà voglia. Oh, Jonah, Lara dice che sei fidanzato. Verremo al matrimonio. Aspetta. Ezli, ti va a dimostrarmi i progetti del nuovo tempio? Sì, sarà magnifico. Che tutto questo era una
Mi ero sbagliata su tutto. Credevo che assumere il controllo della mia vita significasse partire e fare qualcosa di straordinario. Credevo di dover sistemare tutto io. Ma i misteri del mondo vanno onorati più che risolti. E io non sono altro che una dei loro molti protettori. Non so cosa abbia in serbo il futuro, Jonah, ma sono ansiosa di affrontare qualsiasi avventura si staglia all'orizzonte. Magari senza prendermi troppo sul serio. Te, Miss Croft. Grazie, Winston. Ma per ora è bello essere di nuovo a casa.